Per la commissione tecnica ha seguito tutte le fasi dell'operazione più importante del settore, l'acquisizione della società titolare del marchio Stone Island per oltre 1 miliardo di euro. Ecco, dottoressa Bertulli? Perfetto, che si dice a Trebaseleghe? A Trebaseleghe si sta benissimo, in fondo. È una mena località conosciuta a pochi. Immagino. No, ma noi siamo a Milano comunque. Sì, beh, certo, insomma, ora intendevo dire vicino, tra l'altro. Sì, poi se uno vi googola però esce fuori anche Trebaseleghe. Moncler ha già anche tutto un fascino suo particolare, al di là del marchio iconico, con questa fama che vi precede, fatta di qualità, di storia, di intreccio anche col costume del nostro paese, però essendo stata in un certo senso anche dei francesi, questa cosa, che c'è stata una trattativa con la Gioconda addirittura a un certo punto, ridateci la Gioconda, vi ridiamo Moncler, talmente di successo che ha preso anche Stone Island di recente, quindi insomma senza confini, premi, siete contenti? Sì, siete in fermento? Cioè... C'è molto fermento, esatto. Siamo molto contenti di questa acquisizione, penso che sia stata molto, cioè sia stato un segnale molto importante per l'economia italiana, una concentrazione di due aziende di successo italiane in un momento in cui i francesi appunto cercano di sottrarre tutti i marchi di moda soprattutto e non solo italiani, quindi penso sia stato un buon messaggio in generale per il paese, per l'economia italiana in un anno particolarmente complesso. Certo, quindi grazie. Il capo legale come la dottoressa Bertulli è capo d'abbigliamento, in questo senso possiamo anche dire capo legale e capo d'abbigliamento. Grazie, un saluto a tutti i milanesi e i padovani e tutti gli amici di Moncler sparsi per l'Europa. Questo è il premio.